sbaglio di nei 6 anni giovanissimi, 100 vittorie. Però non lo ricordo più lui, non mi ricordo. Però tante, ne avevamo fatte tante anche tra le Lui era penalizzato fino agli esordienti perché era troppo alto. Perché si sfruttavano, cioè avendo i rapporti fissi, lui con le leve così lunghe, i rapporti agili, faceva una fatica tremenda, anche se andava forte vinceva lo stesso. Ma quando è passato allievo, che passa da 52-18 a 52-16, lui ha cominciato a esprimere davvero quello che lui poteva dare. Ma fino a lì lui non poteva farlo perché lui aveva un'impotenza che ovviamente per i regolamenti non riusciva ad esprimere. Invece dopo lì riusciva a fare regolati come voleva lui. Hai iniziato lì a definire le tue caratteristiche di Almeno secondo velocista. me, se credo di Beh, se ti ricordi quando ero subito, ho avuto un paio di stagioni un po' così così. Infatti, ma era per quello. Ma sai, in quegli anni lì, soprattutto gli anni juniori, perché bene o male, fino a quell'età lì, se vai forte, vai un po' forte ovunque. Poi ho visto che comunque andavo bene in volata, poi è una cosa che ti arriva più da Ha vinto il dilettante. campionato italiano su pista, la velocità dell'inglese. Ti arriva forse un po' dopo la concezione di quello che potrei essere, magari un'idea, anche perché ripeto, secondo me fino a juniores, bene o male, un ragazzo che va forte un po' su tutti i terreni, anche perché non ci sono corse così specialistiche come magari c'è adesso, cioè non c'è la corsa pensata per il velocista, tutto un misturotto che va bene così, direi. E quindi cioè, è sempre stato bene o male un divertimento, ha iniziato a diventare un po' più serio da juniores, però fino alla categoria lieve, cioè fino a quando sono Giuliano sono le fatti che ci No, non conosco, c'erano, non c'erano, ok. finiva la Cremonese al tempo, finiva Se non sbaglio quindi in una formazione sì, a milanese, Berger, a Roddiro, ok. quindi io sono stato costretto un po' a migrare, però la cosa bella era stata che al tempo eravamo quattro corridori che venivamo da Cremona e ci eravamo mossi tutti insieme, quindi cioè per me la bici, E mantenuto quella amicizia sì, con loro. eravamo addirittura in classe insieme. Tu hai usato la parola lavoro adesso, hai iniziato la consapevolezza che potesse diventare qualcosa più di un divertimento, l'hai presa negli anni under 23, quando eri di fatto già professionista, ma soprattutto hai vinto gare come la popolarissima Circuito del Porto Sai, del 2007, avevi già un vinto po' anche a prima, Stagno, vero? sì, io Quando hai da preso quando avevo 18 consapevolezza davvero di anni. tutto? In realtà già da juniores, che ho fatto quarto al mondiale su strada, mi erano già arrivate un po' di proposte di squadre professioniste che, sai, iniziavano a fare un po', non dico il vivaio, ma avere un po' l'idea di andare già a pescare da ragazzini giovani. Sull'inizio ero rimasto anche un po' schiacciato, infatti il primo anno da dilettante non è stato molto facile, sentivo un po' di pressione, cioè comunque avevo 18 anni, quindi era un po' difficile, c'era l'anno della maturità, non era... è stato un anno un po' difficile. E da lì in poi ho ritrovato un po' quello che era la voglia di pedalare che avevo con gli anni minores, con gli anni più giovane. Si può dire che è stata in questa corsa a tappe è stata la salita più dura, quella Sì, all'inizio, assolutamente, il il primo anno passaggio più lungo dilettante, sì. dilettante. Cioè, un anno comunque quando hai 18 anni non è solo una questione di quanta fatica fai ad adattarti a una categoria, ma è anche una questione di cosa farò della mia vita, no? Di colpo tutto quello che era comunque ti veniva abbastanza facile diventa molto più serio e se fino a juniores magari sei seguito come una famiglia, da dilettante si iniziava a essere più allenati a casa e fatti trovare pronto. Cioè il passaggio non è stato Avevi forse più facile. maturità, più autonomia, Sì, più l'ho professori. sofferta un po' e oltretutto avevo perso un po' di... Invece poi tornando alla Polonia, Sì. la vittoria è stato il giorno più bello, una liberazione, cioè è Guarda, stato. adesso le sensazioni che avevo avuto al tempo non me le ricordo molto. Cioè, tendi un po' a fare un po' riassunto, quindi rientro un po' tutti i 3 anni della Cioè Libia. il momento da professionista più bello qual è stato? Boh, non penso sia ancora arrivato, No. non penso di averne uno particolarmente felice. Cioè, ho qualcosa da dire, questo me lo segnerò per tutta la vita. Penso che manchi ancora qualcosa. Sei ancora in attesa, Sì, dici? decisamente. E cosa potrebbe essere? Ma per me la Roubaix rimane sempre il sogno, quindi anche se di lavoro faccio il gregario, direi che fare una Roubaix di... Cioè, l'ultima volta che l'ho fatta in condizioni che ero comunque a posto, ho rischiato di andare nei 10 ed ero ancora molto giovane perché avevo 24 anni. Poi negli ultimi 3 anni non l'ho fatta. 4 anni fa avevo un virus intestinale. Quindi è un po' un desiderio da una parte e anche un obiettivo dall'altro, quello di riuscire a farla e farla come...